Se dunque dovessimo ricevere da qualche Faraday contemporaneo la stessa battuta da lui lanciata anni fa, quando disse con più sincerità che educazione che molti cani riescono a venire a conclusioni molto più logiche di quelle di alcuni spiritisti, temiamo di dovere ugualmente persistere. L'offesa non è un argomento e tantomeno una prova. Per quanto uomini come Huxley e Tyndall chiamino lo spiritismo una credenza degradante e la magia orientale un gioco di prestigio, essi non possono fare che la verità non sia verità. Lo scetticismo, sia che provenga dal cervello di uno scienziato o da quello di un ignorante, è incapace di distruggere l'immortalità della nostra anima, se questa immortalità è un fatto, e tuffarla nell'annichilimento post mortem. La ragione è soggetta all'errore, dice Aristotele, e così pure l'opinione. E le vedute personali dei più dotti filosofi possono essere più spesso dimostrate erronee che non il semplice senso comune della loro cuoca. Nei racconti del califfo Empio, Barrakias Hassan Oglu, il saggio arabo, tiene un discorso molto sensato. Egli dice: guardati, figlio mio, dall'incensarti. È la più pericolosa delle intossicazioni perché è piacevole. Trai profitto dalla tua saggezza, ma impara a rispettare ugualmente la saggezza dei tuoi padri. E ricorda, mio caro, che la luce della verità di Allah penetra a volte più facilmente in una testa vuota che in una così piena di erudizione che molti raggi argentei ne vengono esclusi per mancanza di spazio. E questo è quello che avviene al nostro troppo sapiente Cadi. I rappresentanti della scienza moderna, in entrambi gli emisferi, sembrano non aver mai mostrato tanto disprezzo e tanta amarezza per il mistero insolubile, come da quando Crookes ha iniziato a Londra l'investigazione dei fenomeni. Quest'uomo coraggioso è stato il primo a presentare al pubblico una di quelle sentinelle cosiddette materializzate che custodiscono le porte proibite. Sulle sue tracce, molti altri dotti membri del corpo scientifico hanno avuto la rara integrità, combinata con un coraggio notevole, e che, considerando l'impopolarità dell'argomento, può essere definita eroica, di affrontare i fenomeni. Ma, ahimè, sebbene lo spirito fosse pronto, la carne mortale si dimostrò debole. Il ridicolo era più di quanto la maggior parte di essi potesse sopportare, e così il fardello più pesante fu gettato sulle spalle di Crookes. Un resoconto dei benefici che questo studioso trasse dalle sue disinteressate investigazioni e dei ringraziamenti da lui ricevuti dai suoi colleghi scienziati si può trovare nei tre opuscoli intitolati «Ricerche sui fenomeni dello spiritismo». Dopo qualche tempo, i membri designati del comitato della società dialettica e il Crookes, che aveva sottoposto il suo medium alle prove più cruciali, furono costretti dal pubblico impaziente a riferire in parole semplici quello che avevano visto. Ma che potevano dire se non la verità? Così furono costretti a riconoscere: primo, che perlomeno i fenomeni da loro testimoniati erano genuini ed impossibili da simulare, dimostrando così che manifestazioni prodotte da alcune forze sconosciute potevano avvenire e avvenivano. Secondo, che non potevano dire se i fenomeni erano prodotti da spiriti disincarnati o da altre entità analoghe, ma che le manifestazioni, tali da rovesciare completamente molte teorie preconcette sulle leggi naturali, avvenivano ed erano innegabili. Alcune di esse si erano verificate nelle loro stesse famiglie. Terzo, che nonostante tutti i loro sforzi combinati, oltre all'indiscutibile fatto della realtà dei fenomeni, barlumi di un'azione naturale non ancora ridotta a legge, essi, per usare l'espressione del conte di Gabalis, non riuscivano a trovarci né la testa
né la coda. Questo era esattamente quello che un pubblico scettico non aveva previsto. La sconfitta dei credenti nello spiritismo era stata impazientemente attesa dagli scettici prima che le conclusioni del Crookes, del Varley e della società dialettica fossero pubblicate. Una tale confessione da parte dei loro colleghi scienziati era troppo umiliante per l'orgoglio anche di coloro che si erano pavidamente astenuti dall'investigazione. Fu considerato veramente eccessivo il fatto che manifestazioni così volgari e ripugnanti di fenomeni che, per comune consenso di tutte le persone civili, erano sempre stati considerati fiabe da bambini, buoni solo a divertire delle cameriere isteriche e ad assicurare guadagni ai sonnambuli professionisti, manifestazioni consegnate all'oblio dall'Accademia e dall'Istituto di Parigi, fossero sfuggite così impertinentemente di mano ad esperti delle scienze fisiche. Un uragano di sdegno seguì quella confessione. Crookes lo descrive nel suo opuscolo sulla forza psichica. Molto significativamente vi pone come epigrafe una citazione del Galvani. Io sono attaccato da due sette completamente opposte, gli scienziati e gli ignoranti. Tuttavia, so di aver scoperto la più grande forza della natura. E poi continua. Era stato considerato sicuro che i risultati dei miei esperimenti sarebbero stati in accordo con i loro preconcetti. Quello che essi in realtà desideravano non era la verità, ma una nuova testimonianza a favore delle loro anticipate conclusioni. Quando si accorsero che i fatti stabiliti da questa investigazione non potevano adattarsi a queste opinioni, ebbene, tanto peggio per i fatti. Essi cercarono di strisciar fuori delle loro stesse confidenti raccomandazioni sull'inchiesta, dichiarando che Home è un furbo prestigiatore il quale ci ha ingannato tutti. Il signor Crookes potrebbe, con uguale esattezza, esaminare le esibizioni di un giocoliere indiano. Ed anche il signor Crookes dovrà procurarsi migliori testimonianze prima di poter essere creduto. La cosa è troppo assurda per essere considerata seriamente. È impossibile e quindi non può essere. Io non avevo mai detto che era impossibile, ho detto solo che era vera. Gli osservatori sono stati tutti ipnotizzati e si immaginano di aver visto cose che non sono mai avvenute, eccetera, eccetera. Dopo aver sprecato le loro energie in teorie puerili come quella della cerebrazione inconscia, delle contrazioni muscolari involontarie e quella sublimamente ridicola delle ginocchia scricchiolanti dopo essere andati incontro ad ignominiosi fallimenti per l'ostinato persistente della nuova forza e infine dopo aver compiuto tutti i più disperati sforzi per giungere a cancellarla, questi fili diffidenzie, come San Paolo chiama la loro classe, credettero meglio lasciar cadere sdegnosamente l'argomento. Sacrificando i loro fratelli, che perseveravano con coraggio, sull'altare della pubblica opinione, si ritirarono in un dignitoso silenzio, lasciando l'arena dell'investigazione a più audaci campioni. Questi sfortunati sperimentatori non sembravano proprio disposti a tornarvi facilmente. È molto più comodo negare la realtà delle manifestazioni da sicura distanza che trovare per esse un posto appropriato tra le classi dei fenomeni naturali accettate dalla scienza esatta. E come avrebbero potuto farlo, visto che tutti questi fenomeni appartengono alla psicologia e che questa, con i suoi poteri occulti e misteriosi, è una terra incognita per la scienza moderna? Così, incapaci di spiegare quello che proviene direttamente dalla natura della stessa anima umana, la cui esistenza viene negata dalla maggior parte di loro
e in ugual tempo, non volendo confessare la propria ignoranza, gli scienziati si vendicano ingiustamente su coloro che credono nell'evidenza dei loro sensi senza alcuna pretesa alla scienza. Un tuo calcio, o Giove, è dolce, dice il poeta Tretiakovsky in una vecchia tragedia russa. Per quanto questi Giove della scienza possano essere talora rudi con noi, creduli mortali, la loro vasta dottrina, in questioni meno astruse, se non le loro maniere, dà loro diritto al pubblico rispetto. Ma, disgraziatamente, non sono gli dèi quelli che gridano più forte. L'eloquente Tertulliano, parlando di Satana e dei suoi diavoli, che egli continuamente accusa di contraffare le opere del Creatore, li chiama scimmie di Dio. È una fortuna per i piccoli filosofi che non vi sia un Tertulliano moderno che li consegni ad un disprezzo immortale, definendoli scimmie della scienza.